Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona giornata dalla redazione. In studio per questa edizione Giulia Guerrini. Accoglienza dei profughi ucraini. Sono più di 7.000 le persone fuggite dalla guerra che hanno trovato rifugio in Piemonte. Quasi 1.000 bambini stanno già frequentando la scuola. Domenica scorsa erano 5.400, in una settimana quasi 2.000 arrivi. Quasi tutti hanno trovato posto tra le famiglie, gli altri sono ospitati nei centri di accoglienza straordinari. Torino è la prima città a partire con lo sciopero nazionale delle farmacie speciali. Stamattina presidio davanti al Comune di Torino a chiedere un impianto normativo ed economico adeguato alla professionalità del comparto. La mobilitazione interessa circa 450 addetti delle 69 farmacie. Con la fine dell'emergenza Covid finiscono anche le misure di sostegno per i deor ordinari. Il Comune di Torino, oltre alla ZTL, dal 1 aprile ha ripristinato anche le tariffe per i deor dei locali, tranne per quelli allestiti in tempo di pandemia, che usufruiranno della gratuità fino al 30 di giugno. Arrestato nel pieno centro di Torino in via Lagrange, un 15enne algerino ha scippato la borsa ad una donna, visto da 3 carabinieri in libera uscita, è stato fermato. Adesso è accusato di furto e minacce a pubblico ufficiale. Primo weekend senza restrizioni per la movida. Nel sabato sera torinese le mascherine sono già scomparse, anche quelle obbligatorie al chiuso. E i Green Pass li chiedono solo 3 locali su 10. E continua così anche l'incubo per i residenti delle zone Santa Giulia, San Salvario e Quadrilatero. La Juventus perde il derby d'Italia, 1-0 per l'Inter grazie al rigore battuto 2 volte di Çalhanoğlu. Il primo rigore era stato parato da Szczęsny, poi il pallone era comunque finito in porta, ma Irrati aveva fischiato fallo in attacco. Il VAR ha infine optato per la ribattuta del rigore. Il pilota di Cirié Celestino Vietti ha vinto il Gran Premio di Argentina di Moto2. Il ventenne piemontese è anche in vetta alla classifica generale del mondiale con 70 punti, 2 vittorie e un secondo posto su 3 gare. In MotoGP il pilota di Torino Francesco Bagnaia è arrivato quinto. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.